l'assenza di un autentico spirito liberale nella vita italiana e ai caratteri sostanzialmente autoritari e conservatori presenti nella soluzione unitaria. Da così autorevoli premesse, sarebbe stato per certi versi agevole porre sotto accusa l'intero sistema liberale italiano nel Parlamento come nel Paese. La sua incapacità di dar vita a uno Stato moderno o a un effettivo regime di libertà, di democrazia e di progresso. Di qui il ricorso, nella vita parlamentare, al compromesso, alla corruzione, a soluzioni di carattere autoritario e l'accentramento del potere più o meno sempre nelle mani di una classe dirigente incapace di rinnovarsi. Uno sguardo alla stampa del tempo offre il frastornante, ripetitivo, immutabile incalzare dei sempre identici nomi, problemi, programmi, crisi. L'estrema sinistra e il nascente movimento operaio si stavano orientando verso i principi del socialismo evoluzionista. Erano questi i valori professati dalla rivista Critica Sociale, nata a Milano nel 1891 per iniziativa di Filippo Turati e dell'intellettuale russa Anna Kuliscioff, che si proponeva, all'insegna delle idee di Marx, ma anche dell'umanitarismo democratico, di indirizzare le forze operaie e socialiste verso un'unica organizzazione su modello della socialdemocrazia tedesca. Sotto la guida di Turati nasceva così al congresso di Genova dell'agosto 1892 il Partito dei Lavoratori Italiani, che 3 anni dopo assunse il nome di Partito Socialista Italiano. La rivoluzione industriale fissa dunque una frontiera che taglia in due l'Italia. Mentre il Sud stenta a uscire da una condizione di pressoché generale arretratezza, il Nord registra indici di occupazione e di reddito che nelle regioni più industrializzate tendono ad avvicinarsi a quelli della Francia e della Germania. Ma questo non è l'unico elemento di squilibrio. Forte è anche il divario fra un nucleo di grandi imprese modernamente attrezzate e una miriade di piccole aziende operanti ancora a livello artigianale. E col tempo diventa sempre più difficile disporre di capitali sufficienti per coprire gli investimenti, mentre la domanda del mercato interno non riesce a tener dietro, dopo il 1910, all'offerta di beni e servizi in via di continua espansione.